Venerdì 10 aprile, buongiorno, ancora in diretta dai nostri studi con l'informazione. Parliamo ancora dei funerali delle vittime del terremoto in Abruzzo, di cui abbiamo mostrato le immagini poco fa. Lo abbiamo detto, è giornata di lutto nazionale. I funerali sono iniziati alle 11, sono ancora in corso i funerali delle oltre 200 vittime di questo terremoto a Torino, in molti negozi del Piemonte, negozi con le serrande abbassate in segno di lutto, mentre l'arcivescovo di Torino, il cardinale Severino Poletto, ha invitato i torinesi ad un gesto di solidarietà verso le famiglie delle vittime di questo terremoto. Noi vi mostriamo il servizio con appunto che cosa è successo durante questi funerali. Vediamolo insieme. Oggi è il giorno del dolore, non solo per l'Abruzzo, ma per tutta l'Italia. Il giorno in cui il paese si ferma e piange le sue vittime. 287 persone hanno perso la vita, città intere sono state spazzate via dal terremoto. Sono passate 4 notti da quando la terra ha iniziato a tremare, portando con sé dolore e distruzione. E la paura non è finita, stanotte ha tremato ancora. Alle 11 funerali di Stato per le vittime del terremoto nella caserma della Guardia di Finanza di Coppito, a un passo dall'Aquila. 200 bare allineate nelle prime file i parenti, accanto a loro le autorità, il presidente Napolitano, il premier Berlusconi, i presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani, il ministro dell'Interno Maroni e il sottosegretario Letta, e poi centinaia e centinaia di gonfaloni di regioni, province, comuni. Un funerale imponente in diretta televisiva che farà di questa una giornata di lutto nazionale. E ai morti dell'Abruzzo rende omaggio anche il Piemonte. Oggi a Torino alle 11, serrande abbassate per tutti i negozi, mentre la macchina della solidarietà continua a girare a pieno ritmo. Il Museo del cinema ha annunciato che l'intero incasso dei biglietti staccati oggi verrà devoluto ai terremotati. Il distretto Lions Piemonte Valle d'Aosta ha raccolto 10.000 euro che sono stati messi a disposizione degli enti preposti alla gestione dell'emergenza. La conferenza dei capigruppo del comune, dopo aver stabilito che i 50 consiglieri offrano il loro gettone di presenza, invita le circoscrizioni, i presidenti, gli amministratori delegati e i membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipare all'atto di solidarietà. In Duomo anche il cardinale Severino Poletto ha ricordato le vittime di questa tragedia. Abbiamo fatto progetti di solidarietà durante la Quaresima per le nostre famiglie che hanno il disagio della disoccupazione, della cassa integrazione, ha detto. Ma il 19 aprile saremo invitati anche a una gara di solidarietà per i fratelli dell'Abruzzo. È una situazione difficile per tutti, ma questi fratelli, ha detto, sono in una condizione molto peggiore della nostra. Già la Caritas si è attivata, decidiamo secondo quello che ci detta il cuore. E lo avete sentito nel servizio appena andato in onda, la terra ha continuato a tremare, ma continua anche la gara di solidarietà dal Piemonte come dal resto d'Italia e continuano anche gli aiuti verso le popolazioni colpite dal terremoto. La scorsa notte è partito per l'Abruzzo, destinazione Barisciano, il primo modulo attrezzato della struttura protetta per l'infanzia dell'ANPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, che verrà allestito nel campo gestito dalla Regione Piemonte. Intanto continuano a scorrere in sovraimpressione le immagini dei funerali. La struttura, dicevamo, questa struttura che verrà allestita nel campo della regione, è uno spazio dedicato ai bambini dagli 0 agli 11 anni per dare loro un senso di normalità quanto possibile in questo periodo di grave emergenza. La struttura è attrezzata per garantire attività ludiche, visione di filmati e cartoni animati e il riposo dei bambini sulle brandine. Qui purtroppo, vedete, continuano a scorrere le immagini. Queste sono le immagini delle oltre 200 bare che questa mattina riempivano il campo della Guardia di Finanza durante i funerali. Dicevamo, la struttura per l'infanzia fornita dall'ANPAS è partita alla volta di Barisciano. Insieme a lei sono partiti dalla provincia di Torino 4 volontari socioassistenziali che si rivolgeranno appunto ai bambini e un mezzo di trasporto per disabili della Croce Verde di None. E mentre continuano a scorrere le immagini dei funerali di questa mattina, funerali di Stato, funerali solenni, lo vedete, decisamente affollati, un momento di dolore composto, per quanto il dolore possa essere composto, arrivano anche i primi commenti politici a questo terremoto. Arrivano dal Piemonte la proposta di Berlusconi di affidare alle province i progetti per la ricostruzione in Abruzzo. È un'idea molto pratica che permetterebbe un intervento rapido e incisivo. È il commento questo di Claudia Porchetto, candidata del centrodestra alla presidenza della provincia di Torino. Ogni provincia, ha detto Claudia Porchetto, avrebbe così la responsabilità diretta di un cantiere da portare a termine nei tempi e nei modi stabiliti. Senza dubbio, la realizzazione di questo progetto, per la parte che verrà affidata all'ente torinese,
dovrà essere una priorità della provincia messa in pratica nel più breve tempo possibile. E continuiamo a parlare di questo terremoto. Abbiamo sentito nel servizio il commento dell'arcivescovo di Torino, il cardinale Severino Poletto. Noi di questo terremoto, di questa tragedia che ha scosso indubbiamente il Piemonte come tutta l'Italia, abbiamo parlato con il vescovo di Saluzzo, Monsignor Giuseppe Guerrini. Sentite la nostra intervista. Che questa luce rischiami in qualche modo anche queste situazioni di buio, di fatica, di sofferenza, di paura che molti stanno sperimentando. Io credo che però insomma ci sia un buon esempio nelle immagini che in questi giorni stanno rimbalzando su tutti i telegiornali, perché è vero che una grande tragedia ha colpito l'Italia, però è anche vero che abbiamo visto il ritratto di un'Italia mossa da quella che è proprio la carità cristiana, di un'Italia che aiuta le popolazioni in difficoltà. Sì, io penso appunto che c'è la carità cristiana indubbiamente, proprio perché è un po' il tessuto della nostra vita, c'è la solidarietà, perché nei confronti di chi soffre, di chi è provato e poi provato in una maniera così drammatica come un terremoto, oppure provato anche in modo drammatico da un punto di vista economico, finanziario, quindi anche con una sofferenza che si trascina nel tempo, direi più immediata anche questa reazione di solidarietà, di portare i pesi gli uni degli altri e portandoli insieme, non è che questo peso sia indifferente o divenga leggero, però indubbiamente è meno pesante da portare. E con le parole del vescovo di Saluzzo chiudiamo quest'ampia pagina dedicata ai funerali di Stato delle vittime del terremoto in Abruzzo, di cui torneremo a parlare sicuramente nel corso delle prossime edizioni del nostro giornale. Proseguiamo parlando di infrastrutture. Tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, la società Concessioni Autostradali Piemontesi lancerà la gara di financing per la ricerca del promotore finanziario per Corso Marche. Lo ha annunciato l'assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Daniele Borioli, a margine dell'incontro convocato dalla provincia di Torino per fare il punto sulla nuova infrastruttura. La società mista ANAS Regione Piemonte, ha spiegato Borioli, sta predisponendo tutte le procedure. Se non ci saranno intoppi, nei prossimi mesi potremo lanciare la gara per la realizzazione dell'asse autostradale di Corso Marche. Vediamo il servizio. È stato presentato presso l'auditorium di Corso Inghilterra il progetto di ridisegno dell'area metropolitana ovest alle porte di Torino. Si tratta dello studio relativo al corridoio plurimodale di Corso Marche, che la provincia di Torino ha affidato all'architetto Augusto Cagnardi della Gregotti Associati, dopo la firma del protocollo d'intesa con i comuni di Torino, Collegno, Grugliasco, Venaria, con la Regione Piemonte e la Camera di Commercio. L'asse di Corso Marche costituisce l'opportunità per realizzare un'opera unica nel territorio italiano, un corridoio infrastrutturale che integra su più livelli la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, un tratto di autostrada tangenziale sotterranea e un nuovo viale urbano di superficie, e allo stesso tempo un intervento strutturale per il riequilibrio socio-economico dell'area metropolitana. La provincia di Torino ha assunto il proprio ruolo di governo di area vasta, ha coordinato con la Regione Piemonte i comuni di Torino, Grugliasco, Collegno e Venaria in una concertazione indispensabile per portare a compimento la fase progettuale dell'opera. Corso Marche è la sede delle eccellenze, potrà essere la sede delle eccellenze di Torino, di ciò che Torino fa e conquista. Le conquiste che Torino fa nel mondo sono legate ad alcune particolari attività. Bene, queste hanno un grande ruolo nel promuovere la città e potranno essere un grande segno per la città futura. Oggi abbiamo parlato di futuro. Ed è un grande sollievo riuscire a parlare di futuro. Cambiamo argomento, parliamo di lavoro, un aiuto ai lavoratori in questo momento di grave crisi. Con il protocollo d'intesa siglato tra Cassa di Risparmio di Alessandria, Confindustria di Alessandria e i segretari provinciali CGIL, CISL e UIL, la banca metterà a disposizione gratuita
nelle aziende aderenti a Confindustria propri consulenti per fornire assistenza ai lavoratori interessati a una valutazione della loro esposizione debitoria e alla ristrutturazione di finanziamenti pregressi. Per i cassa integrati sono previste anche misure specifiche, tra cui la possibilità di microcrediti a tasso zero per le spese di prima necessità.